cari amici, ben ritrovati in questo giorno di mezza estate. Un tutorial che è anche un elogio alla Magnat, Monitor Supreme 1001. Sapete che io, oltre al piccolo valvolino, ho un Behringer KM 1700, eccezionale amplificatore dalla notevole potenza di 500 watt di picco, misurati all'uscita con il multimetro digitale, se non sono 500 lire sono 470-480. Ecco, ho fatto un esperimento a tre livelli d'ingresso dal DAC. Io l'avevo messo allora quello più alto. Cosa ho fatto? Ho provato ascoltando, andava bene con qualche web radio che aveva un output basso. Poi ho fatto la prova da 1,4 volt, l'ho portato a 0,7 il selettore. A un certo momento ho avuto la malaugurata idea di mettere il DSD di Herbie Hancock Future Shock, uno dei dischi più perfettamente registrati. Ha una dinamica che se la sognano i normali CD. Purtroppo è successo che sparava tanto forte il tempo che di dire qui è troppo, non c'era saturazione, ma i watt erano tanti, sapete, loro arrivano a 380 watt di picco e io gliene ho mandato anche qualcuno in più, però lì era troppo. Tempo a pochi secondi ho fritto le bobine di entrambi i tweeter. Allora, eccolo, questo qui me l'ha mandata la Magnat. Andiamo a scartarli qui in diretta. Le metto qui a favor di camera, vediamo com'è il pacco. I due. Ho scritto alla Magnat che avevo bisogno, indicando il modello. Qui io li metto adesso a favor di qualche... Eccole qui, guardate. Lo metto a favore di questa camera. L'ottimo tweeter ne montiamo uno solo, soltanto uno, poi tanto per i fini del tutorial. Ed ecco. Pezzo che comunque, eccolo, lo vedete qual è il ricambio, è lo stesso del 2002. Mike Tango 25 kg Golf Eco 724. Comunque, eccolo, lo andiamo subito a montare. Togliamo, ecco, la con le chiavi a brugola. Le viti. Poi arriviamo all'elogio del tutto meritato per questa grande ditta costruttrice di diffusori sin dagli anni 70. Eccolo qui. Mettiamo grigio a sinistra, nero a destra. Fino in fuori il Faston, lo vedete, anche perché uno è più piccolo e uno è più grande, non è possibile sbagliarsi. E adesso lo ricollochiamo, perfetto. Ottimo materiale. Tra l'altro, il mio prossimo acquisto saranno le loro eccellenti Trans Plus 1005.
rapporto qualità-prezzo irraggiungibile da chiunque altro. Quel bel woofer da 38 che piace tanto a me ricorda gli altoparlanti anni 70. Piccola prova. Perfetto. Perfetto. Allora, considerazione finale. Poi farò lo stesso lavoro anche di là. Magnat offre questi performantissimi trasduttori ad un prezzo. Ho scritto, mi hanno immediatamente risposto lì all'assistenza e contatti. È disponibile, mi hanno detto che potevo ordinarli lì. Ho dato il mio indirizzo, mi hanno emesso un ticket da pagare mediante PayPal, spedizione compresa per due Twitter, 59 euro e qualcosa. Ordinati il lunedì con DHL, il giovedì, tre giorni dopo, sono arrivati. Modico il costo, rapidissimi come spedizione e anche risposta. Questo è un encomio che faccio alla Magnat, sono i numeri uno, signori. Queste casse già costano poco, ma hanno performance di casse di anche più di un ordine di misura. Da altri vengono vendute con queste prestazioni. Un grazie alla Magnat e che dirvi, signori, continuate così. Thank you so much for all. Congratulations. Perfetto, signori, per oggi è tutto. Un saluto da Piero la Terza Sprovieri. Finisco qui con questo caldo e vado nella piscinetta a farmi una nuotata in giardino. Ciao ciao.